Dunque, proseguiamo col nostro esercizio d'esame, simile esame. Ieri abbiamo concluso il modello concettuale e oggi cominciamo col punto 2, cioè la realizzazione del modello di processo. Allora, dobbiamo descrivere il processo che dovrà essere gestito da questo sistema informativo e che si può in qualche modo comprendere da questa descrizione. Allora, la prima domanda che ci facciamo è quanti activity diagram, quanti processi indipendenti in realtà ci sono, indipendenti ma interlacciati, in realtà ci sono. Un altro modo di chiederci è quanti token abbiamo? Chi sono i token del nostro gioco? Allora, a me sembra abbastanza separata l'azione di iscrizione vera e propria, in cui essenzialmente il token è in mano al genitore, cioè ogni token rappresenta un genitore nel svolgere quelle attività, che nasce nel momento in cui il genitore vuole registrarsi, vuole iniziare a registrare qualcuno, e questo token muore nel momento in cui la domanda di registrazione è stata consegnata. Eventualmente potrebbe ritornare in gioco nella visualizzazione dei risultati. Un processo invece separato è quello delle scuole. Quello delle scuole che a un certo punto, come dice il testo, ad iscrizioni chiuse, prendono atto di quali domande sono pervenute e decidono di formare le classi. Allora, se un primo token, se per le iscrizioni il token è relativo al genitore, quindi avrò tanti token in giro, quindi tante istanziazioni del processo, quanti sono i genitori che fanno domanda? Che non vuol dire quanti sono i bambini, perché i bambini possono essere di più, e non vuol dire quante sono le domande, perché le domande possono essere fino a 3 per ogni bambino, per come le avevamo definite ieri, ma i genitori. Mentre invece nella fase successiva, ogni scuola lavora per sé, in un certo senso, cercando di soddisfare le richieste che ha ricevuto. Quindi avremo un token per ogni scuola, in pratica. Giusto? Vedete che il soggetto di questo paragrafo è gli istituti scolastici e non più il genitore si registra, i genitori fanno, i genitori inseriscono. Quindi io sono tentato, direi che mi viene naturale, considerare almeno due activity diagram separati, uno che è relativo all'iscrizione, l'altro che è relativo alla composizione delle classi. Okay. Che hanno appunto due token di natura completamente diversa. Come sono sincronizzati i due processi? Non sono sincronizzati. I due processi sono attivi in intervalli temporali completamente disgiunti. C'è il periodo di iscrizione in cui avvengono le iscrizioni e basta, e le scuole non fanno niente. C'è il periodo di composizione delle classi in cui lavorano le scuole e basta, e i genitori non possono più fare nulla. Quindi in questo caso la sincronizzazione è di tipo temporale. Cioè da un certo giorno in avanti un processo si chiude, muore, non è più possibile attivarlo e l'altro invece nasce. Quindi non c'è bisogno di scambio di segnali per poter sincronizzare un processo che arriva a metà e quindi deve far partire l'altro o così via, o debbano scambiarsi informazioni. Ovviamente le informazioni prodotte dal primo processo saranno usate dal secondo, ma è perché entrambi lavorano sullo stesso schema concettuale, sugli stessi dati, questo è normale. Ma non c'è nessun'altra sincronizzazione che debba essere considerata. Quindi sono due processi abbastanza semplici da questo punto di vista. Quindi facciamo un activity diagram che possiamo chiamare iscrizione. E questo activity diagram, dicevamo, il token sono i genitori.
Quindi il genitore che cosa fa? In questo caso possiamo seguire abbastanza il testo. Il genitore si registra nel sistema informativo, si registra e poi la registrazione viene convalidata. Poi i genitori possono caricare la domanda di iscrizione per i propri figli e così via. Allora io avrei una prima attività che può essere la registrazione. Per mantenere il diagramma a un livello ancora comprensibile, il discorso di invio alla mail, la verifica con valida la registrazione, eccetera, non vorrei metterla qui. Quindi mi preparo una sottoattività, un'attività composta, quindi in cui dico il genitore si registra. Questa ho usato un'attività composta, vedete il simbolino sotto, per cui se poi mi interesserà andare a dettagliare com'è il processo di registrazione, il fatto che lui fornisce dei dati, il sistema gli manda una password, oppure lui sceglie la password, il sistema la manda la mail di conferma, uno dei 100 modi diversi in cui si può fare, andrò ad aprirlo lì dentro. Questo è anche un consiglio per voi, cioè mantenetevi ad alto livello. Così abbiamo una vista d'insieme del processo senza doverci perdere in troppe frecce che si incrociano, e nello stesso tempo è anche facile per voi modulare poi il tempo a disposizione. Se manca tempo, vabbè, lasci la registrazione così e non fai il dettaglio. È meno grave che invece avere un diagramma complesso di cui lasci fuori un pezzo che magari è quello più importante. Quindi lavorare in modo top down è un vantaggio sia per la chiarezza che per il buon uso del tempo, diciamo così, in sede d'esame. Quindi il genitore si registra, dopodiché il genitore può iscrivere il proprio figlio. In realtà i figli sono più di uno, quindi questa attività in cui il genitore registra il figlio può essere ripetuta più volte. Okay? Poi in realtà sappiamo che nella registrazione di ogni figlio è possibile scegliere più scuole, quindi un secondo livello di ripetizione, se vogliamo. Quindi anche qua, io direi, per mantenerlo semplice e chiaro, avrei un'attività in cui il genitore... Dunque, vediamo un po' che termini sono stati usati. Caricano la domanda di iscrizione per i propri figli. Nel diagramma concettuale, come lo chiamate? Domanda di iscrizione. Quindi, carica la domanda di iscrizione. La definisco di nuovo come attività complessa, e questa ovviamente la dovrò andare a dettagliare perché è quella chiave. E poi la posso ripetere. Quindi tutto questo va inserito in un ciclo che posso gestire con due rombi, per cui se carico la domanda di iscrizione, se è necessario, ops, non è qua la freccia, se è necessario lo ripeto. Lo ripeto se ci sono altri figli. Ops, dove è finita la guardia? Da caricare. Se no il genitore in qualche modo ha finito. L'unica cosa che gli rimane da fare è visualizzare la composizione della classe. Ovviamente non la potrà fare subito, la dovrà fare solamente quando la distribuzione delle classi sarà nota e completa, quindi quando la scuola o le scuole in generale hanno chiuso il proprio iter. Quindi io qua devo mettere un'attesa prima che il genitore possa visualizza le classi assegnate ai propri figli. Questo non lo posso fare subito, lo dovrò fare dopo che l'altro processo mi avrà detto ho finito.
Quindi vado a inserire una ricezione di segnale che dice assegnazione della classe conclusa. E quando l'assegnazione della classe è conclusa, il genitore può visualizzare le classi assegnate e il processo può tranquillamente terminare. Sì. La clessidra io non l'avrei inserita perché dovrei dire a quel punto che il 18 di febbraio le operazioni sono concluse e quindi il 19 febbraio il genitore può visualizzare le classi assegnate. E se non sono concluse il 18? Perché ci sono degli intoppi? O se si sono concluse prima? Allora, nella clessidra io posso mettere informazioni di tipo temporale. O una data esatta nel futuro, oppure un intervallo di tempo dal momento in cui entro. Invece qui il fatto di poter andare avanti è relativo a un evento, qualche cosa che succede da un'altra parte e non è determinabile a livello di orologio. Di solito la clessidra serve appunto per eventi che scattano da soli quando arriva una certa data, una certa ora o quando è passato un certo tempo e non richiedono l'intervento o il condizionamento di altre attività. Se siamo d'accordo su questo livello top, del top down, possiamo entrare nella procedura vera e propria di caricamento della domanda di iscrizione. Ok? Qui a questo punto so che il genitore è già registrato, vuole caricare la domanda di iscrizione. Voglio creare un... certo che lo voglio creare. Lo creo, e cosa devo fare per caricare la domanda di iscrizione? E beh, andiamo a leggerci il testo. Occorre indicare tutti i dati anagrafici del bambino, quindi inserisco i dati dello studente, residenza, composizione familiare, scuola di provenienza, eccetera, eccetera, e questo lo faccio una volta. Poi devo specificare la scuola, il modulo orario e l'indirizzo di studio, e questo invece lo posso ripetere 3 volte. Ok? Allora, ho una prima fase in cui il genitore inserisce i dati dello studente, nel testo è chiamato bambino, ma noi, mi pare, ma noi nel diagramma concettuale l'abbiamo chiamato studente, quindi cerchiamo per quanto possibile di usare sempre i nomi che abbiamo definito nel diagramma concettuale. Quindi il genitore inserisce i dati dello studente. Ricordiamoci che siamo dentro un ciclo, per cui se ha 3 figli, tutti per fortuna, fanno tutti prima elementare, 3 bei gemelli, ripeterà questo passaggio 3 volte. Poi, dopo che ha inserito i dati dello studente, può inserire la scuola richiesta. Quindi i dati della scuola richiesta saranno la scuola, l'indirizzo e il modulo orario. Quindi abbiamo un'altra attività in cui il genitore inserisce scuola, indirizzo, modulo orario, desiderati o richiesti. Se vogliamo, è un modo un pochino più prolisso di dire il genitore inserisce una domanda di iscrizione o le informazioni relative alla domanda di iscrizione. Questo lo posso ripetere fino a 3 volte al massimo. Mi posso inserire fino a 3 scuole. E quindi anche qua ripeterò. Dove è finito? Qua non trovo mai il rombo.
ripeterò questo fino a 3 volte al massimo e poi ho finito. Non c'è altro da fare, no? Qua. E quindi posso terminare questa sottoattività. Quindi disegniamo un po' di frecce. E quindi possiamo indicare qua come guardia, posso dire se ho altre domande, and domande minore di 3. Cioè voglio inserire altre domande e le domande che ho inserito sono minore di 3, altrimenti non ne posso più inserire, e invece la guardia da quest'altra parte ovviamente sarà il complemento, è nessun'altra domanda, oppure le domande sono già uguali a 3. Nessun'altra alla posta. Oppure domande uguale a 3. Cioè se l'utente dice che non ha altre domande da presentare, oppure comunque ha già inserito 3 domande, ha terminato. A me qui non interessa andare a dettagliare ancora di più questo processo, dicendo inserisci prima la scuola, poi dalla scuola vedi tutti gli indirizzi, poi dagli indirizzi vedi tutti i moduli orari e cose del genere, facendo, decomponendo questo elemento di processo. Potrei farlo volendo, potrei decidere se la scuola deve essere messa prima e poi necessariamente l'indirizzo dopo, oppure se li posso scegliere in parallelo, ma non mi cambia il processo in sé. Cioè, quello che è importante è che a un certo punto devo avere queste informazioni. Da qui non esco. E poi non è che a seconda di come scelgo queste informazioni, di come le inserisco, cambia qualcosa dopo. Quindi è vero che potrei dettagliarlo, ma dettagliare questo non mi cambia nulla a livello di processo o di valore dei dati inseriti. Quindi è un dettaglio che in questa fase è superfluo. Anzi, preferisco quasi non dirlo, in modo da lasciare a chi dovrà poi progettare il caso d'uso che fa questo, lasciandogli maggior libertà di decidere lui se, che ne so, scuola e indirizzo di studio vanno nella stessa videata oppure no, per dirne una. Se qua forzassi una sequenza di attività, già di fatto starei quasi decretando che devono essere casi di studio separati, quindi prima faccio una cosa, poi faccio l'altra separata. No? Lo lascio dopo. A un certo punto mi fermo, l'informazione a livello di processo è questa. Qui mi servono questi dati. Questi dati sono coesi, sono gli attributi di un'unica istanza che è la domanda di partecipazione. Finisce lì. Quindi non facciamoci appassionare troppo dai dettagli, quando non sono utili. Quindi questo qua può essere ripetuto fino a 3 volte, poi esco, se ho altri figli ripeto per altri figli, altrimenti vado in attesa. Ok? E questo è un processo principale. L'altro processo principale invece è quello della scuola. Quindi possiamo chiamarlo Activity Diagram, assegnazione classi. Qui ragioniamo su scale completamente diverse. Lavorano le scuole, quindi il token è la scuola. Volendo essere precisi, possiamo specificare che le scuole non possono iniziare fino a quando non sono chiuse le iscrizioni.
Allora, per questo possiamo mettere una clessidra all'iniziale che scatta alla chiusura, chiusura delle iscrizioni, chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione, detto in burocratese, che è una data fissa. Non dipende da cosa stanno facendo i genitori, non dipende da cosa stanno facendo gli studenti o le altre scuole. Quando sul calendario arriva, quest'anno mi pare sia il 15 febbraio, allora il 16 le scuole devono lavorare, prima non possono. Quindi in questo caso ha senso mettere uno stop, un rallentatore dipendente dal tempo, c'è la clessidra. Poi cosa devono fare le scuole? Andiamo a rileggerci cosa dice il testo, che è questo paragrafo. Le scuole, gli istituti scolastici, analizzano le richieste pervenute e provvedono alla formazione delle classi in ciascuno degli indirizzi di studio. Una classe deve essere composta da alunni che abbiano optato per lo stesso modulo orario. E vabbè. Al termine di questa frase pubblicano la composizione delle classi e i genitori vengono informati. Se invece non è possibile comporre le classi, il meccanismo va ripetuto prendendo le seconde e le terze scelte. Quindi in qualche modo ho tre momenti. Uno è quello in cui sono una scuola, considero tutti i miei indirizzi e tutti i miei moduli orari, uno per uno. Per ciascuno di questi compongo le classi. Poi alla fine mi chiedo, sono in regola? Ho le classi che sono giuste, non sono troppo numerose, non sono troppo scarse? Se no, ripeto per quell'indirizzo con le seconde scelte. Se sì, se sono in regola, allora posso pubblicare i risultati. E poi passo all'indirizzo successivo. I vari indirizzi di studio sono come fossero scuole separate, cioè non è che uno che ti ha chiesto di fare ragioneria lo mandi a fare liceo classico, anche se il tuo istituto li offre entrambi. Sono compartimenti stagni. Quindi io ci vedo un loop più esterno in cui ogni scuola considera uno per uno i vari indirizzi e moduli orari e per ciascuno dei quali dovrà comporre le classi, e poi il processo di composizione delle classi che eventualmente deve essere ripetuto. Quindi anche qua lavoriamo in modo gerarchico, possibilmente. Io posso immaginare un loop in cui no, non voglio fare niente qui. Ripeto l'operazione di composizione delle classi, mettiamo il soggetto, la scuola compone le classi dell'indirizzo e modulo orario considerati. Lo metto ovviamente come attività composta perché poi dovrò dire più in dettaglio come funziona. E questa attività composta si ripete tante volte per ogni modulo orario e indirizzo. Quindi qua come guardia gli posso mettere per ogni indirizzo, per ogni modulo orario. E questo lo ripeto. È un ciclo for, un ciclo while, no? Questa cosa. Entro, poi prendo uno per uno gli indirizzi e i moduli orari e per ciascuno di questi compongo le classi. Poi a un certo punto avrò finito. E qui non me lo lascia fare, scusate, devo prima mettere. E dopo che ho finito, ciò che posso fare è pubblicare le classi. Quindi ho un'attività in cui
pubblica, la scuola, pubblica, la composizione delle classi, e poi finalmente dice, può dire, questa volta comunica ai genitori, guarda che ho finito. Quindi può mandare quel segnale che i genitori stanno aspettando dall'altra parte. Il segnale si chiamava assegnazione delle classi conclusa, allora mandiamo il segnale assegnazione delle classi conclusa. E termino. Il quadra? No? A questo punto entro dentro questa scatolina e dico, va bene, ho un determinato indirizzo di studi all'interno di quale, se ce ne fosse più di uno, considero un modulo orario ben definito, vado a prendere le domande e provo a inserirle nelle classi. E poi verifico invece se posso, se non posso, se funziona. Allora, entro dentro questa attività complessa, e quello che posso dire è attribuisco gli studenti alle classi secondo le prime scelte. Io, come primo passaggio, metto dentro le prime scelte. Poi valuto se i vincoli sono soddisfatti o no. Se i vincoli di composizione delle classi sono soddisfatti, sono a posto. Mi è andata bene. Le prime scelte avevano una numerosità e una tipologia adeguata per questo indirizzo di studio, ovviamente. E quindi mi chiedo qua, se tutto va bene ho finito, quindi se le numerosità rispettano i vincoli, ho finito. Se invece non rispettano i vincoli, devo riprovarci con le seconde scelte, eventualmente con le terze scelte. E quindi posso dire, se no, considera le scelte successive e ripeti, quindi qua su ci vado a mettere una ricongiunzione e mi ricollego qua in modo da poterlo ripetere. E qui come quadra dico no. Fatemi correggere secondo le prime scelte, diciamo, secondo le preferenze. Perché la seconda volta che ci torno non saranno più le prime scelte, saranno le seconde, quelle a cui sono arrivato. Ah, questa è una versione
ragionevole anche se molto semplificata. È molto semplificata per due motivi. Uno salta all'occhio di tutti probabilmente, e cosa succede dopo la terza scelta se non sono ancora riuscito a mettere a posto? Questo processo non lo dice. Dà per scontato che dopo un certo numero di giri io riesca finalmente a rispettare i vincoli. Però nessuno ci ha chiesto di considerare quel caso, il processo non ci diceva come trattarlo, quindi possiamo, no, in una noticina a fianco, diciamo, ipotizziamo che non si verifichi. La seconda semplificazione, più nascosta, un pochino più subdola, ma tutto sommato più complessa, perché tutto sommato se non riesco dopo tre giri mi fermo e qualcuno lo vedrà a mano e vedrà cosa fare, alzerà il telefono e cercherà di spostare gli studenti in modo diverso. Non è che si possa automatizzare più di tanto. Ma diciamo, l'altra semplificazione, un pochino più subdola da vedere, è che questo rispetto dei vincoli e le scelte successive coinvolgono, possono coinvolgere anche scuole diverse. No? Perché nella seconda scelta io posso aver messo una scuola diversa rispetto alla scuola che ho indicato nella prima scelta. Magari ho messo un'altra scuola che è un pochino più scomoda da raggiungere, ma comunque ha lo stesso indirizzo di studio che mi interessa. Allora, io prima di poter dire, allora immaginiamo, io compongo le classi e ho trovato una classe da 10 persone, non va bene. Allora cerchiamo di prendere altri bambini. Allora vado a vedere, perché io quei 10 lì erano tutti quelli che hanno scelto la mia scuola, col mio indirizzo di studio, come prima scelta. Mi piacerebbe a questo punto andare a vedere chi l'ha preso come seconda scelta, venga da me così riempiamo la classe. Però prima che io abbia il diritto, io come scuola, abbia il diritto di considerare la seconda scelta di un bambino che ha chiesto come prima scelta una scuola diversa, e beh, quella scuola dovrà rifiutarlo questo bambino, perché se lo accetta lei io non posso dire no, ma vieni da me che avevi la seconda scelta, quando la scuola della prima scelta sarebbe ben lieta di averlo. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che questa cosa qui non è poi un processo che si può svolgere indipendentemente scuola per scuola. Ma prima di poter iterare sulle seconde scelte, in qualche modo devo essere sicuro che le altre scuole abbiano finito tutte di valutare le prime scelte. Quindi in qualche modo il processo dovrebbe essere più articolato, dicendo, boh, care scuole, avete 4 giorni per lavorare sulle prime scelte. Tutti. Alla fine dei 4 giorni congeliamo le classi che si sono formate bene e quelle che invece sono ancora da formare riprovateci con le seconde scelte o qualcosa di più complesso del genere. Perché questi processi non possono andare avanti ognuno alla sua velocità, ma in qualche modo devono essere sincronizzati perché lo stesso bambino è gestito da più scuole. Anche questo, anche di questo problema, che se ci pensiamo esiste realmente, nel nostro testo non è accennato, non è approfondito, per cui fingiamo indifferenza. Ok? Non andiamo a elucubrare su sottoproblemi che magari sono complicati, ma che, diciamo, volutamente, quando noi abbiamo scritto il testo, abbiamo scelto di tralasciare. Ok? Non fatevi deviare troppo, cercate di stare abbastanza sul testo. Diagramma di attività direi che è concluso. Il fatto di non poterlo salvare? Non lo possiamo considerare concluso. Abbiamo questo segnale che sì, che sblocca i genitori. Che era, dove era il genitore? No, dov'è? Diagrammi. Iscrizione. Che sblocca il genitore, poi visualizza le classi assegnate. Ecco, l'unico altro commento che mi viene...
da fare su questa attività, la scuola pubblica e la composizione delle classi, quell'attività lì in realtà può anche non esserci. La possiamo indicare, in realtà non corrisponde a nessuna azione reale del personale della scuola. Cioè nel momento in cui il personale della scuola ha finito di comporre le classi, il sistema informativo lo sa e quindi rende queste classi pubbliche. A meno che non decidiamo che no, noi vogliamo proprio che il preside schiacci il bottone pubblica, così si sente realizzato o realizzata. Però questa è un'attività che potrebbe svolgere il sistema informativo in totale autonomia. La indichiamo magari per capire in quale momento avviene, ma non è detto che richieda un'interazione con l'utente. Questo è da decidere. Quindi questo può esserci o non esserci, può essere la stessa cosa di quella sotto. Pubblica e comunica l'assegnazione delle classi, qualcosa di questo genere. È quella meno importante di tutte questa. Perché può essere implicita appunto nel sistema informativo. Ok? Questo era il punto 2, modello di processo. Se andiamo in ordine, il punto 3 ci chiede di definire gli indicatori di processo chiave, i KPI, Key Process Indicators, più rilevanti, in particolare facendo riferimento alla soddisfazione delle famiglie. La soddisfazione delle famiglie, quindi lo stakeholder è la famiglia. Quali sono gli indicatori che possono tenere sotto controllo quanto le famiglie sono soddisfatte di questo processo? Quindi sono indicatori che diciamo così, un manager, un supervisore può tenere sotto controllo e dice ok, quest'anno le famiglie sono state più contente, sono state servite meglio dal nostro processo. Allora, a me vengono in mente tre indicatori, me ne chiedono tre, no? Quindi i primi tre o i tre che mi paiono più rilevanti sono la corretta assegnazione alle prime scelte, cioè che tutte le famiglie abbiano i figli iscritti nella scuola che avevano scelto per prima. Questo, se vogliamo, è un indicatore di perfect orders, no? Gli ordini esattamente realizzati come li avevo richiesti, combinato anche un po' di flexibility perché tengo conto delle preferenze. Un indicatore chiaramente di qualità, adesso poi lo formalizziamo con i soliti schemi, però questo a me pare la cosa più importante, la famiglia è soddisfatta se è riuscita a iscrivere il figlio dove voleva, prima di tutto. Poi vediamo di quantificarlo. Secondo indicatore che io proporrei è il tempo. Le scuole mi hanno risposto dopo 6 giorni o dopo 6 mesi? Cioè, quando è arrivata la pubblicazione delle classi rispetto alla chiusura delle iscrizioni? Quanto tempo ho dovuto aspettare? Indicatore di servizio. Il service time. Da quando ho fatto la richiesta, anzi, da quando si chiudevano le richieste a quando sono state pubblicate le classi. Ovviamente ci sarà anche un lead time davanti, che è l'istante di tempo dal giorno in cui ho presentato la domanda e quando si chiudevano le domande.
Questo è irrilevante, non mi interessa. Se io sono fanatico e presento la domanda il primo giorno, è ovvio che dovrò aspettare più degli altri. E insisto nei processi in cui l'ordine di arrivo delle domande non deve essere rilevante, e quindi le considero solamente dopo che sono arrivate tutte. Quindi questo è l'altro indicatore che secondo me può essere rilevante per le famiglie. E poi a me verrebbe in mente un terzo indicatore che è relativo alla facilità o complessità o facilità d'uso o quanto è macchinosa la procedura in sé. Lo dico in altri termini, ma io come genitore avrei preferito come si faceva una volta in cui andavi un mattino in segreteria a scuola e avevi fatto tutto, oppure molto più comodo online? Beh, in generale online potrebbe essere molto più comodo, ma ci sono alcuni servizi online che sono talmente complicati, scomodi, lenti, eccetera, che rimpiangi il momento in cui andavi in segreteria. Quindi questo è un altro indicatore di soddisfazione. Sono soddisfatto di aver svolto le attività in questo modo. Io proporrei quei tre nel mio compito. Non so se qualcuno di voi aveva avuto idee diverse, quindi altri indicatori rispetto a questi tre che vi siano saltati in mente per valutare quanto una famiglia poteva essere soddisfatta di questo processo. Il tempo impiegato nella procedura online può essere. È, se vogliamo, forse sì, è una misura diversa che è sempre relativa alla facilità d'uso del sistema, no? O alla complessità, al gradimento più che non alla facilità. È più facile da misurare, perché il sistema lo può misurare quanto tempo ci ho messo, rispetto al gradimento è anche un po' meno significativo, tutto sommato, perché magari ho fatto in fretta, ho tirato tante di quelle parole gentili, perché non funzionava, però sì. Allora, mentre pensate se ve ne vengono in mente altri, ditemeli, proviamo a mettere in bella questi tre che ho proposto io. Tanto sto facendo io l'esercizio, quindi ho il diritto di farlo. Allora, questi tre abbiamo detto che sono la assegnazione dei bambini alla classe richiesta, alla scuola, scusate, come prima scelta. Il secondo indicatore abbiamo detto che è la tempestività nella composizione delle classi, nella comunicazione della composizione delle classi, e la terza è il gradimento nell'utilizzo del sistema di iscrizione online. Qui lo scrivo in modo che lo capiscano tutti, ok? Lo descrivo a parole. E a che categoria appartengono? Abbiamo detto che sicuramente la prima, qui è una categoria di servizio, la prima è una categoria di, diciamo, perfect orders, di qualità, la seconda è un indicatore di efficacia o efficienza, scusate, cioè il tempo che ci metto per un determinato risorse, quanto in fretta ottengo il risultato. L'efficienza a volte si misura al contrario, ma
quante risorse mi servono per raggiungere un certo risultato, ma la categoria di quel, di quella famiglia, no? Poi vediamo come la esprimiamo. Allora, assegnazione dei bambini alla scuola richiesta come prima scelta. Il metodo di calcolo qual è? Allora, immaginiamo che noi vogliamo un indicatore unico a livello nazionale, poi magari disaggregabile come dimensioni a livello regionale o a livello di città. Ma in prima analisi ci serve il KPI del processo nel suo insieme, quindi unico, un numero unico a livello nazionale. Quindi quello che posso fare è calcolare, a me verrebbe da dire, la percentuale di studenti che hanno avuto soddisfatta la propria prima scelta. È una scelta, eh? Uno potrebbe dire, no, ma però perché non contiamo il 50% anche quelli che hanno avuto la seconda scelta? Non lo so. È un altro indicatore, no? Sarebbe un altro indicatore, cioè non è univoca la scelta qua. Il più semplice che mi viene in mente è quello, la prima scelta secca. Quindi il metodo potrebbe essere la percentuale di studenti che hanno vista soddisfatta la propria prima scelta, ovviamente nell'anno corrente. Ogni anno questo indicatore verrà ricalcolato da capo. Quindi lo chiamiamo percento prima scelta. Tempestività nella comunicazione della composizione delle classi è il tempo, diciamo il numero di giorni intercorsi tra la chiusura delle iscrizioni è bello che abbiamo la clessidra nel processo che ci dice esattamente quando è che si sono chiuse le iscrizioni e la pubblicazione delle classi. Attenzione che questo non è detto che sia un numero unico, cioè uguale per tutte le scuole. Perché magari c'è una scuola che è stata fortunata, al primo giro le ha messi tutti e quindi può pubblicare le classi. L'altra scuola che ha dovuto fare due giri e quindi ha pubblicato le classi sei giorni dopo. Questo numero qua, numero di giorni intercorsi, è un numero che a ogni token ne genera uno. Ogni volta che eseguo il processo assegnazione delle classi mi genera uno di questi numerini qua. Questi numerini qua ce n'è uno per ogni scuola. Come li metto insieme tutti a livello nazionale? Detto così, terra a terra, mi verrebbe da dire facciamo la media. Per ora provo a scriverlo, poi ragioniamo se sia lecito o no fare la media su questo tipo di indicatore. Sì. Però è la domanda che dobbiamo farci. Quindi attenzione che se io lo scrivo così, quello che mi stai dando non è un numero, sono mille numeri, uno per ogni scuola. Mentre questi numeri io li voglio in qualche modo aggregare. Media del numero di giorni, bla bla bla. Il resto va bene. E questa media viene fatta ovviamente su tutte le scuole per l'anno corrente. Non siamo a ripeterlo. E qua poi c'è da divagare finché vogliamo. Nel senso che nella media è giusto contare la scuola di montagna con tre studenti, uno tanto quanto il liceo di città con otto sezioni? Se quella scuola là è più lenta mi rovina la media a livello nazionale. No? Allora uno dice, ma no, siamo una media pesata per... e qui si apre tutto. Però... come primo impatto potrebbe essere questo.
poi è tutto migliorabile. Quindi diciamo speed, chiamiamo così. Gradimento nell'utilizzo del sistema di iscrizione online, ecco questo, con che metodo lo vado a misurare? Lo chiedo ai genitori, in qualche modo. Quindi dovrò, in qualche modo, intercettare un'informazione da parte dei genitori. Qual è il momento ideale in cui poter chiedere al genitore l'informazione se è soddisfatto tanto o poco del processo che ha seguito? Quando il genitore va a vedere le classi. Prima non lo può ancora sapere se è soddisfatto del tutto. Quando ho finito di presentare la domanda di iscrizione, gli chiedo: sei soddisfatto di questo? Ma in effetti non abbiamo ancora finito. Ma io leggo qua il processo, tutto. Allora, guardiamo il processo. Noi possiamo decidere di andare a misurare la soddisfazione qui, a questo punto, oppure a questo punto sotto, qua sotto. Ma anche il vedere le classi fa parte del sistema di iscrizione online. Sì, il fatto come vengono presentate, come vengo a... Sai, mi arriva un messaggio che non si capisce niente. Collegati per vedere le classi, collegati a chi, dove, come, quando, oppure ho il link, è comodo, è facile da leggere, lo posso stampare. Fa parte di quel sistema lì. Sta a noi decidere quale parte di, andare a valutare. Se voglio vedere il processo nel suo complesso, lo vado a prendere qua sotto. Se vogliamo, tra l'altro psicologicamente è anche meglio, perché gli chiedi un'opinione quando gli hai già dato la risposta, hai chiuso il servizio, no? Altrimenti gli chiedi un'opinione quando poi devi ancora fare dei passaggi, è un po' come i vostri questionari studenti, no? Ve li fanno compilare prima di poter dare l'esame. Con il che molte delle cose interessanti che potreste dire non le potete ancora dire. Quindi il metodo è una domanda agli utenti nella fase di visione delle classi. Facciamo un sondaggio, scusate, più corretto. Faccio un sondaggio tra gli utenti e quindi vado ad arricchire il processo, devo aggiungere un blocco nel processo per fare questo, in cui dico che il genitore valuta la soddisfazione nel processo. Cioè, cosa succede? Che mi fa vedere le classi e poi al fondo avrò dei bottoncini verde e rosso. Mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ho avuto dei problemi, o giallo, dipende se lo facciamo a 3 valori, 4 valori, o 2. Questo lo decideremo. Ovviamente non tutti risponderanno, avrò un tasso di risposta che non sarà pieno,
ma ho un passaggio comunque obbligato per il genitore, perché comunque questa cosa deve andarla a vedere, in un momento in cui non è stressato dai 240 dati che gli ho chiesto. Ok? Ok, e quindi questo lo possiamo chiamare soddisfazione, gradimento, gradimento. Allora, a questo punto le parti formali, il calcolo, la percentuale di studenti che hanno visto soddisfatta la propria prima scelta nell'anno corrente è semplicemente il rapporto tra due numeri. Una percentuale, rapporto tra il numero di studenti la cui prima scelta è approvata e il numero di studenti che hanno presentato domanda. Quindi numero studenti la cui prima scelta approvata diviso numero studenti numero di domande presentate. Questi dati li abbiamo? Sì. Andiamo a prendere il modello concettuale. Io le domande di iscrizione le ho. No, ho sbagliato. Sì. Gli studenti, vedo quali sono le domande che hanno presentato e so quali sono state accettate e so quante delle domande accettate avevano ordine 1, cioè la prima preferenza, la prima scelta. E in generale so anche quanti studenti ho. Quindi, scusate, ho sbagliato, non dovevo scrivere domande presentate, ma è studenti che hanno presentato domanda. Perché lo studente può presentare più domande, lo devo contare una volta sola. La domanda. Ecco, una cosa che io non sto valutando qua, non l'ho messo nei KPI, non mi è venuto in mente, ma è venuto in realtà in mente solo adesso, è, ci interessa sapere con che frequenza i genitori fanno due domande oppure tre, cioè indicano una seconda e una terza scelta, e invece quante volte indicano una prima scelta solo. Ah, ci interessa sicuramente, ma non dal punto di vista della soddisfazione dei genitori, delle famiglie. Cioè questa opportunità di fare una seconda e una terza scelta è un indicatore di processo utile ai provveditorati alle scuole, che hanno chiaramente più gradi di flessibilità nel comporre le scuole se le famiglie indicano più scelte. Se tutti indicassero solamente la prima scelta viene un po' vanificato il processo. Però non è un indicatore che misura la soddisfazione delle famiglie, quindi non lo andiamo a considerare qua. L'interpretazione, essendo una percentuale, è più vicino, diciamo, idealmente 100%, più alto meglio è. La scala è una scala percentuale, cioè, e quindi è una scala, un rapporto tra 0 e 1, o tra 0 e 100, dipende come lo volete esprimere, rispetto alle varie scale di misura è quella più potente, la scala dei rapporti, perché ho uno 0 ben definito, è sicuramente una scala in intervallo, perché il 10% è il doppio di 5% e 0% è uno 0 vero, quindi siamo in una scala ratio, il che ci... In questo caso non abbiamo fatto medie o altro, quindi... E l'unità di misura è una percentuale. La fonte è il modello concettuale. Cioè, dal modello concettuale ho già i dati. Lo interrogo, lo vado a vedere. Il secondo è
giorni intercorsi, bla bla bla. Quindi cosa vado a misurare? Vado a misurare il tempo che passa tra questo istante di qua, di chiusura delle iscrizioni, e l'istante di comunicazione di selezione delle classi. Il che comprende ovviamente tutti i ricircoli che ci sono qua dentro, tutti i tentativi, seconde scelte, eccetera, eccetera. Lo vado a misurare su questo processo qui, che è quello della scuola. Sul processo del docente, del genitore, scusate, non lo vedo. Perché, vabbè, il punto d'arrivo è questo sempre, la ricezione del segnale. Ma l'istante da cui iniziare a contare il tempo non ce l'ho in questo processo, perché in questo processo ho l'istante in cui il genitore carica la domanda o, meglio ancora, ha finito di caricare tutte le domande. Ma questo può essere anche molti giorni prima della chiusura di iscrizioni e quindi non ha senso calcolare anche quel tempo come tempo di servizio. Quello è un lead time naturale. Quindi io preferisco andare a misurarlo dall'altra parte. Quindi abbiamo detto che l'istante di tempo in cui la scuola pubblica le classi meno l'istante di tempo di chiusura delle iscrizioni. Tutto questo vale per una singola scuola e quindi dovrò fare una media di questa quantità e la media la faccio su tutte le scuole. Fai la media su tutte le scuole di una differenza tra due date. Volendo, se volete, potete anche esprimere la media come sommatore diviso il numero di scuole. Vabbè, non stiamo a dire come si calcola una media aritmetica. Sarebbe la somma di queste differenze, una per ogni scuola, diviso il numero totale di scuole. Ok? L'interpretazione è più è basso meglio è. Dov'è la U? Qua. La scala, allora, il tempo di per sé è un'unità di scala interval. Perché ha senso considerare gli intervalli di tempo, ma non c'è uno zero definito. Quando io faccio la differenza tra due intervalli, tra due unità di tipo interval, ottengo un'unità di tipo ratio, perché assumo, fisso uno zero di fatto. Quindi l'unità che ne deriva ha lo zero ben definito, che è un significato logico ben definito, cioè risposta istantanea sarebbe. Quindi anche qua sono in una scala ratio, il che mi conforta, perché sto facendo la media, che è un'operazione che ha senso sulle scale ratio. L'unità di misura è i giorni. Questa cosa non ha senso misurarla in minuti, la misuriamo in giorni. La fonte, cioè da dove vado a prendere queste informazioni, è il processo, come si chiama? Componi le classi, composizione delle classi, assegnazione classi. Il terzo indicatore è più facile da scrivere, possiamo dire che è la percentuale di genitori soddisfatti scusate, devo mettere la formula come ho detto
Allora, percentuale di genitori soddisfatti come la calcolo? La calcolo facendo, contando quanti genitori si sono dichiarati soddisfatti rispetto a quanti genitori hanno risposto al sondaggio, non quelli che hanno fatto domanda. Ok? Non tutti i genitori, solo quelli che hanno risposto al sondaggio mi interessano. Quindi genitori dichiarati soddisfatti fratto genitori che hanno risposto al sondaggio. Poi potrei andare anche a valutare la qualità di questo indicatore andando a vedere qual è la percentuale di risposta a questo sondaggio. Se hanno risposto l'1%, non mi dice nulla, ma questo è un indicatore della qualità del sondaggio, non della qualità del processo. L'interpretazione è più è basso meglio è, più è alto meglio è. Non oso dire sarebbe bello averlo al 100% perché non ci si avvicina neanche mai. Quindi. Questa è di nuovo una scala di rapporti perché va da 0 a 1, quindi un numero e si misura, lo possiamo misurare in percentuale. La fonte è, abbiamo messo un'attività apposta, activity apposita all'interno del processo di iscrizione. Ok? Qui ho indicato direttamente a parole, no, le varie quantità che volevo misurare, ma perché per fare tre indicatori facevo più in fretta così. L'alternativa sarebbe di definire magari gli indicatori tipo generali, cioè numero di domande presentate, numero di studenti, numero di genitori e così via, e poi qua mettere solamente più il rapporto tra le sigle, tra i nomi che abbiamo dato a quegli indicatori. Però diciamo così, nella logica di un uso efficace del tempo, dovendone fare solo tre, spesso è più veloce così, quindi non mi curo di dover definire indicatori generali che poi serviranno nella definizione degli altri. È una scelta vostra, ovviamente. Quello che conta sono gli indicatori di merito, non quelli generali. Se volete definirli perché vi fa comodo, bene, altrimenti l'importante è che siano i tre di qualità in questo caso. Sì. Sì, è vero, è il servizio sopra. Qua è il servizio. Sì, e questo è il gradimento. Soddisfazione è... Sì, sta sotto la qualità. Sì, sì. Parlavo dell'uno, ho scritto l'altro. Grazie. Spendiamo ancora 10 minuti prima della pausa a fare il modello dei casi d'uso? No? Vi serve la pausa, ho capito. Lo facciamo dopo.